Assessore Carella, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che interventi sono stati fatti a Taormina? Ma quest'anno, per quanto riguarda la manutenzione, è stata una priorità dell'amministrazione mettere in sicurezza i plessi scolastici, perché ci sono i bambini che sono la priorità di questa amministrazione, dove logicamente si sono fatti dei lavori nella scuola Santa Filomena a Trappidello, e sia per la scuola metterla in sicurezza, si sono sistemati tutto il campetto di pallavolo, che c'erano ancora residui di terra dell'Etna. In più si sono messi in sicurezza tutti gli alberi, che era da anni che non si faceva una potatura. Abbiamo sistemato un po' tutti i riscaldamenti, e per quanto riguarda la pitturazione, che in questo periodo di Natale sarà effettuata per quanto riguarda Santa Filomena. Per quanto riguarda il plesso scolastico Luca Foscolo di Taormina, quando c'è stato quel temporale, sono state delle infiltrazioni nella scuola, e noi siamo stati impegnati a mettere una somma per fare l'impermeabilizzazione dei due plessi dove c'erano state le infiltrazioni. Per quanto riguarda la scuola di Mazzeo, c'era stata anche là infiltrazione, abbiamo messo a disposizione delle somme dove si sono state fatte la scrostatura per quanto riguarda tutti gli intonaci all'interno e rimessi in sicurezza, in più l'impermeabilizzazione. E per quanto riguarda la Vittorino da Feltri, ci siamo messi a disposizione per quanto riguarda per fare dei lavori dove ancora oggi c'erano dei residui di terra dell'Etna, e siamo stati là a fare pulire tutto e in più controllare anche gli impianti all'interno della scuola. Per quanto riguarda invece la scuola Ugo Foscolo, che è stata colpita da recenti temporali, ecco, cosa è stato fatto? Quali fondi sono stati messi a disposizione? I danni subiti dalla scuola sono stati stanziati 25.000 euro, i lavori sono partiti e stanno per arrivare quasi a concludersi. Quindi, insomma, speriamo di aver risolto definitivamente il problema delle infiltrazioni. Per quanto riguarda sempre la Ugo Foscolo, c'è stato un finanziamento di 350.000 euro relativo ai fondi PON FESR. Già sono stati fatti sopralluoghi dalle ditte, si presume dopo la conclusione delle festività natalizie si passerà all'apertura delle buste per affidare i lavori, quindi si partirà con questi. Sempre in merito ai finanziamenti PON ci sono altri 350.000 euro che invece riguardano il plesso di via Santa Filomena, lavori assolutamente ormai indifferibili, fondamentali. E anche lì considerate che si dovranno concludere per giugno 2015, questi sono i termini, e quindi contiamo entro quella data di aver, insomma, rimesso un po' in sesto le nostre scuole. Invece, per quanto riguarda gli asili nido della zona. Allora, per quanto riguarda l'asilo nido comunale qui di Taormina, è stato pubblicato un bando sulla Gazzetta Ufficiale che prevede un finanziamento di 80.000 euro anche per ristrutturazione edilizia. E su questo noi punteremo, stiamo già approntando, insomma, con un tecnico un progetto da poter appunto realizzare. Anche lì la situazione strutturale, insomma, non è delle migliori, quindi cerchiamo di porre rimedio. Per quanto invece riguarda l'asilo nido che si dovrebbe invece realizzare a Trappitello, il finanziamento è di 1 milione di euro e rotto, 1.200.000 euro circa. Stiamo cercando di portare a termine l'iter, perché di questo 1.200.000 euro, 500.000 euro saranno impiegati per la ristrutturazione edilizia, mentre gli altri 600.000 euro e rotti saranno impiegati per i servizi sociali, ovvero ci saranno 3 annualità di 210.000 euro l'anno circa per poter coprire anche con il personale specifico richiesto. Invece il problema, la questione dei riscaldamenti nelle scuole della zona, visto che ci sono state alcune lamentele, alcune preoccupazioni da parte dei genitori, ecco, cosa ci può dire in merito? Intanto dico subito che il problema lo abbiamo risolto e che i sopralluoghi sono stati fatti e che i riscaldamenti sono partiti praticamente in quasi tutti i plessi scolastici, quindi siamo riusciti a risolvere i problemi che c'erano.